va. C'è stato un blitz da parte carabinieri, guardia municipale, finanza, contro tutti i chioschi. Ci hanno sequestrato tutti i lettini e ombrelloni. Stanno ci hanno fatto aprire in ritardo, già con 2 mesi di ritardo e danni enormi che ancora non riusciamo a sollevarci, a pagare tutti i debiti e quant'altro. Abbiamo fatto le richieste per quest'anno per rinnovare la concessione dei lettini e ombrelloni e quest'anno a quanto pare non ce la vogliono dare. Io ho un'autorizzazione dell'anno scorso che mi autorizza ad affittare lettino e ombrelloni, data dal 28/6/2012, da questa amministrazione. Quest'anno abbiamo fatto le richieste e non ce ne vogliono dare. Non ce ne vogliono per motivi ancora che non sappiamo. Il sindaco ragiona solo con la sua testa, no? Con la testa di uno che deve campare la famiglia, deve... Da lavoro, servizio e quant'altro. Io vengo alla Pregiusta da oltre 40 anni, ho sempre avuto delle vacanze stupende, sono arrivata ieri mattina, ho passato un giorno bellissimo a Mare Morto, oggi sono tornata a Mare Morto e non posso sedermi a Mare Morto, perché l'ordinanza del sindaco ha deciso che quella parte è pericolante, non ci possono stare lettini, non ci possono essere ombrelloni, io devo stare tutto il giorno sotto il sole come una lucertola, lo trovo allucinante e il sindaco non si fa vedere. Il sindaco prima di togliere il lavoro alla gente dovrebbe dargli un'alternativa. È successo che il sindaco ci perseguita da 4-5 mesi che ci persegue, è stata vigliacca prima perché ci ha detto tutto l'inverno di stare tranquilli, che non c'era nulla e si tornava a lavorare, ci ha dato le concessioni ai primi di luglio, ci ha fatto perdere maggio e giugno, se n'è fregata che ha lasciato 100 persone in mezzo alla strada, ha lasciato 100 padri di famiglia in mezzo alla strada. Oggi dopo che io ho fatto ricorso al TAR, ho vinto il primo ricorso al TAR, sono riuscito a lavorare e oggi ancora il metà agosto ci perseguita. Io ho 10 dipendenti che lavorano con me, 10 dipendenti messi in regola che lavorano con me. E lei con tutto ciò non gliene fotte niente di la gente che dobbiamo andare a lavorare e abbiamo delle famiglie da andare a sfamare quest'inverno noi. E lei non gliene fotte proprio niente perché c'ha dei sogni, dei cassetti che deve realizzare. Stabilmente, sì, è stato sequestrato. Mia moglie incinta di 2 mesi ha abortito con lo spavento. Chi ha mai detto a un cittadino lampedusano di non stare in spiaggia senza il mio lettino? Io affitto il lettino al momento del cliente e il cliente mi paga, non faccio altro che sono un delinquente. Per ben 2 mesi sono venuto in questa cosa che ci dovrebbe rappresentare con lo Stato, e io sono venuto qua sbattuto da ufficio a ufficio. Stiamo giocando con il lavoro delle persone. La Costituzione italiana è fondata sul lavoro e questa è illegalità. Oggi è 12 agosto. Oggi il sindaco ha voluto chiamare la stampa per parlare in televisione, per farsi vedere quanto è bella. Infatti a Lampedusa abbiamo vecchi, vecchiotti e tutte donne da solo. Giovani non ne vediamo più, perché giovani con le discoteche disturbano le tartarughe. Ma l'ha capito che le tartarughe non vengono più a Lampedusa? Siamo qui per solidarietà con la gente del luogo, perché è giusto che possano poter lavorare, è giusto che il turista che viene e che paga possa poter fruire dei servizi, ed è illogico e completamente incomprensibile che un sindaco, primo cittadino, si comporti in questa maniera in una stagione piena, agosto. Lo facesse a febbraio, lo facesse a fine novembre, ma non durante agosto quando sta gente lavora. Non è proprio possibile, siamo qui per solidarietà. È una reazione violenta, incomprensibile e ingiustificata rispetto ad un'azione che è un'azione di normalità. Le spiagge di Lampedusa sono libere, nessuno le può occupare stabilmente con attrezzature balneari. Va garantito il diritto alla libera fruizione del mare. Mi rendo conto che a Lampedusa, dove questi luoghi sono stati considerati per troppo tempo proprietà privata, scatenino reazioni violente, però... questo che va chiarito, c'è l'affermazione dei diritti dei bagnanti, della spiaggia come bene pubblico, come bene di tutti, e dall'altro c'è un'affermazione arrogante di privatizzazione di beni che invece sono di tutti. Questo è il tema.